Ciao a tutti, Tiziana Manipasta vi saluta ancora una volta. Allora, io vorrei dirvi, oggi non si tratta né di un primo né di un dolce, è una cosa sfiziosa. Diciamo che è una pietanza accompagnata da un secondo, oppure da poter presentare con la carne. È buono. Allora, si tratta degli spaghetti fritti. Noi poi questi spaghetti qua, che mo vi dico, li accompagneremo con una crema di piselli. Allora, intanto mi sto cucinando una crema di piselli, cioè non è niente di che. E praticamente avevo dei piselli cucinati, li ho passati e diventerà una crema di piselli. Quindi su questo piatto ci metteremo un letto di crema di piselli. Questi spaghetti li ho cucinati al dente, praticamente. Li cuciniamo al dente e ci mettiamo un goccino d'olio e li passiamo così con la forchetta in modo che non si appiccichino più. Adesso questi spaghetti noi li andremo a friggere in quella pentola che già è pronto l'olio. Ok, adesso andiamo a friggere e poi andiamo ad impiattare. Ecco qua, andiamo a mettere i nostri spaghetti. Mamma mia! Voi direte che cosa sta combinando oggi Tiziana Manipasta? Guardate. L'olio sta parlando per me, comunque. Mamma mia. Infatti quando arriva mio marito dal lavoro dice ma che cosa hai combinato? Ma a me piace sempre farle le cose sfiziose, lo sapete, no? E oggi mio marito sta lavorando. Oggi tarda. E comunque, ecco, guardate, si stanno già friggendo, vedete? Quindi, quasi quasi li possiamo anche girare, questi si possono girare, guardate. Ma sono buoni, sono croccantissimi. Ok, sono pronti. Li scoliamo dell'olio, l'eccesso dell'olio. Ecco qua, primi. Secondo. E terzi. E adesso andiamo a mettere gli altri. Ecco qua, i nostri spaghetti fritti sono pronti. Adesso andiamo ad impiattare. Questa, come ho detto prima, è la crema di piselli. Non è nient'altro, ho cucinato dei piselli è normale con cipolla, olio, sale, qualche fogliolina di menta. Dopo che si sono cotti, li ho passati, basta, niente di che. Quindi andremo a mettere un po' di crema di piselli. Adesso andiamo ad adagiarci sopra i nostri spaghetti. Ok, il nostro piatto è pronto. E potete giudicarlo voi e diciamo. Può essere un secondo, può essere un contorno, come volete voi. Comunque si dà il caso che sono buonissimi, croccantissimi. E poi, insomma, se volete farli, mi piacerebbe tanto. Io mi emoziono ogni volta che faccio una cosa, perché penso a voi, penso a come, come devo dire, se vi piacciono. E mi aspetto che magari no, qualcuno dicesse che bello questo piatto. Speriamo che vi piaccia perché lo sapete che io faccio sempre tutto assieme a voi. Questa è la cosa bella, perché io penso a voi quando cucino come penso alla mia famiglia. Ecco, allora, come al solito io vi saluto, vi do un abbraccio forte forte e vi auguro una buona serata. Mi raccomando, la ricetta la troverete giù in descrizione come sempre. Un abbraccio da Tiziana Manipasta.